Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 27esimo appuntamento di questo 21esimo anno di Stelle nello Sport, il nostro magazine con tutte le attività del progetto che sono iniziate a partire dalle votazioni, il premio fotografico, le iniziative con il concorso scolastico Il Bello dello Sport. Vediamo di fare come sempre il quadro in un momento certamente non facile in cui molte attività sportive hanno dovuto sospendere, in particolare gli eventi sportivi con apertura al pubblico, e anche in questo senso cerchiamo di dare il nostro contributo con un'attività di servizio, di informazione legata ovviamente a tutte quelle che sono le evoluzioni in campo sportivo. Le votazioni sono partite e con grande partecipazione. Tanti i nomi di nuovi talenti e di campioni affermati che potete votare sul sito stellenellosport.com e da questa settimana con il primo coupon in uscita ogni venerdì sulle pagine nazionali del Secolo XIX, nostro media partner, coupon da ritagliare e imbucare nelle urne predisposte presso le sedi del CONI a Genova, così come a Savona, Imperia e La Spezia, e presso l'urna centrale, quella che abbiamo posizionato presso All Sport, nostro partner tecnico, nella sede di via Scribanti 27 Rosso in San Martino a Genova. Lì potrete trovare anche le cartoline per diffonderle all'interno delle vostre federazioni e società e partecipare così alla elezione degli sportivi liguri dell'anno. Stanno arrivando anche tantissime fotografie per il premio Nicali Iren con il nostro Marco Callai come sempre alla guida del progetto, tanti scatti bellissimi di allenamento, di gara, di momenti di gioia, di emozione, questo è il senso del premio fotografico intitolato alla memoria di Carlo Nicali, emozioni legate allo sport, non bisogna essere fotografi professionisti ma inviare le proprie foto originali, emozionanti alla mail foto@stellenellosport.com. E da questa settimana nelle scuole, nonostante il blocco, noi abbiamo iniziato con i docenti il percorso per le iscrizioni al progetto A Scuola di Sport per le prime e seconde elementari. Sarà ancora una volta una grande festa con 10 tappe nei quartieri genovesi e poi la grande festa finale al Porto Antico di Genova nel giorno delle scuole con l'Olimpiade delle scuole il 22 maggio. Insomma, davvero un momento importante. Nel servizio con Marco Callai tutti i dettagli per le iscrizioni al progetto A Scuola di Sport. A Scuola di Sport è il progetto promosso da Smart Sport e Stelle nello Sport con il sostegno di UC Sampdoria e IBSA Italia e in partnership con realtà importanti territoriali come Amio, Villa Montallegro e Panarello. Annovera inoltre il patrocinio di MIUR, CONI, CIP, Regione Liguria e Comune di Genova. A Scuola di Sport è un evento ludico sportivo per le classi prima e seconda delle scuole primarie del Comune di Genova. I giovanissimi alunni possono giocare e allo stesso tempo imparare insieme a emozionanti sport di squadra o in gruppo come atletica, basket, bocce, calcio, calcio freestyle, ginnastica, judo, pallavolo, rugby e tennis. La partecipazione viene esclusivamente di classe e non vi è alcun tipo di competitività. Imparare giocando è lo slogan identificativo del progetto. Nel solco del gioco e del divertimento più puro, infatti, i bambini socializzano, creano uno spirito positivo, slegandosi da concetti di competizione e ricerca del risultato. A Scuola di Sport si sviluppa nei municipi genovesi con 10 tappe nei quartieri, una per ogni municipio, più una tappa a sorpresa in un luogo caratteristico e significativo del Comune di Genova. Sono previste nel periodo compreso tra il 23 marzo e il 30 aprile 2020, a cui segue la grande festa finale, l'Olimpiade delle Scuole, in programma al Porto Antico venerdì 22 maggio, nel giorno di apertura della Festa dello Sport. Agli alunni, nelle due fasi della manifestazione, sarà proposta la pratica sportiva in diverse discipline sportive mediante laboratori ludico-didattici senza alcun tipo di competizione. 4 sono le discipline proposte nella fase di municipio ogni classe, mentre sono invece 2 quelle proposte sempre a ciascuna classe nell'Olimpiade delle Scuole. Saranno insegnati i gesti tecnici basilari degli sport protagonisti del progetto. L'apprendimento verrà incentrato sul principio di impara giocando. In ogni tappa di municipio sarà inoltre presente un laboratorio educazionale sul tema del riciclo e raccolta differenziata per stimolare gli alunni su questa tematica attuale e significativa. Per qualsiasi informazione, le scuole potranno contattare il 340 1016 117 oppure scrivere a catanzano@smartsport.marketing.
Dalle scuole alla salute, tema che è sicuramente di attualità, ma tema che ci è caro da ovviamente tantissimi anni, grazie soprattutto alla partnership con Villa Montallegro, che in fase di prevenzione è sempre al nostro fianco e di sostegno alle società sportive. Tanti in questa stagione, gli accordi, le partnership, le convenzioni stipulate con alcune delle società più importanti del territorio. Ecco alcuni dei dirigenti coinvolti in questa bella iniziativa. È un accordo che per noi riveste una importanza fondamentale sia per ragioni di vicinanza, dal momento che le due strutture sono molto vicine, e sia per la professionalità che ho constatato sempre anche di persona, avendo avuto anche un grosso infortunio a un ginocchio. Io ho fatto tutta l'attività riabilitativa alla Montallegro. Un accordo che è molto importante per noi, perché la Montallegro, oltre che dare sostegno ai nostri atleti e ai nostri soci, dà anche sostegno e partecipa con una serie di sconti per tutti i tesserati della Sportiva Stulla. E per tesserati intendiamo soci, atleti e frequentatori per l'attività sportiva Stulla. Noi è già diversi anni che collaboriamo con la Montallegro con accordi e con collaborazioni. Per noi quindi non è una novità, abbiamo aderito con gioia, diciamo, al rinnovo di questa partnership che è da qualche anno che abbiamo, e siamo decisamente quindi contenti di poter offrire ai nostri tesserati l'opportunità dei servizi che Montallegro ha di primo ordine da ormai tempo consolidato. Intorno alle ginnaste e ai ginnasti ci sono anche i familiari, e quindi avere questo sostegno sia sul piano dell'intervento sanitario che riguarda l'attività sportiva dei giovanissimi se e quando fosse necessaria, e sia appunto il fatto di avere così un vantaggio anche economico sulle prestazioni della Montallegro per tutto ciò che è la richiesta da parte delle famiglie. Grande gioia per i componenti dello Special Team Genova a Sappada, con Marco Callai tutte le emozioni e i successi della squadra ligure. Si sono svolti nella località friulana di Sappada, alle sorgenti del Piave, i 31esimi giochi nazionali invernali dello Special Olympics Italia. La mission è volta a promuovere, attraverso lo sport, la valorizzazione di ogni atleta con disabilità intellettiva e relazionale secondo le proprie capacità. Lo Special Team Genova, diretta emanazione dell'ANFAS Liguria, da quasi 40 anni è impegnato nello sport per disabili intellettivi relazionali ed ha da subito aderito allo Special Olympics, partecipando ai primi giochi nazionali. L'esperienza può dirsi storica, non di meno l'impegno e la volontà degli atleti, la carica affettiva e tecnica degli istruttori, il tifo e l'amore dei familiari, amici e volontari. Ricco il bottino per lo sci alpino a Sappada, 5 ori, 1 argento e 7 bronzi, vinti da Marco Boero, Francesco Do, Luca Rossi, Alberto Sciato e Leonora Traversa, seguiti dai tecnici Federico Benedetti, Paolo Frattini e Delfina Salvatori. Più numeroso il gruppo dello sci nordico, formato da Pasquale Brignone, Francesco Bolla, Gianluca Cincotta, Pietro Clavarino, Alessandro Corradino, Laura Giambrone, Carlo Limongello, Roberto Lolla, Paola Milano, Giuseppe Morabito, Rodolfo Zerra, Andrea Vitale, accompagnati dai tecnici Massimo Brando, Massimo Carro, Maria Teresa Montano. Hanno vinto 2 ori, 11 argenti e 9 bronzi. E a proposito di Sappada, proprio nelle bellissime Dolomiti bellunesi ci sarà anche quest'anno un appuntamento speciale che Stelle Nello Sport ha voluto abbracciare. È il camp multisportivo promosso da ATP Camp con Bic Genova e Stelle Nello Sport dal 5 all'11 luglio, una settimana speciale, bellissima, dove poter praticare tante discipline sportive e stare insieme in un luogo unico, magico, con ovviamente i valori propri del nostro progetto Stelle Nello Sport. Con Giulio Attardi, papà del progetto ATP Sport, vi diamo alcune ulteriori delucidazioni su questa settimana di camp davvero bellissimo.
ogni anno abbiamo la possibilità di andare in questo rifugio che si trova sempre all'interno del villaggio, il villaggio Bella Italia, e quindi si parte nel tardo pomeriggio con un sorteggione dei ragazzi più grandi, perché oltre a fare l'escursione si fermeranno nel rifugio, accenderanno il fuoco, mangeranno, gli verrà data la possibilità di preparare tutta una serie di grigliate, di carne, verdure, comunque c'è una cena ad hoc fatta proprio da vero rifugio, e passeranno la notte lì nei letti che ci sono, nei letti, quindi con sacca a pelo, faranno una notte vera in un rifugio vero, sempre con i nostri istruttori, e poi la mattina torneranno giù e faranno colazione e si prepareranno a fare le loro attività. E allora, iscrizioni aperte, alziamo il sipario sull'edizione 2020 di ATP Camp con Vic Genova e Stelle nello Sport, 5-11 luglio del 2020, e ricordiamo ancora il sito dove potersi iscrivere. www.atpcamp.it. Su tutti i social ci siamo, perché comunque sulla pagina Facebook ATP Camp la potete trovare, siamo anche su Instagram ATP Vic Genova, quindi in un modo o nell'altro ci si trova. E le iscrizioni sono già partite, anche perché abbiamo tante famiglie che comunque ci conoscono e quindi vogliono e hanno già iniziato a prenotare, quindi abbiamo già una cinquantina di iscrizioni che sono già quelle delle nostre famiglie che ci stanno più vicino, e tante altre si stanno iscrivendo, e noi già li ringraziamo, perché comunque vuol dire che tutto quello che abbiamo fatto lo scorso anno ha funzionato, è andato benissimo. Tra l'altro, una delle cose che dimenticavo molto bella è stata che lo staff medico dello scorso anno del camp ha dato la possibilità a tutti i ragazzi di fare un'attività leggermente diversa, che è quella del primo soccorso. Iscrizioni aperte al camp dal 5 all'11 luglio sul sito atpcamp.it. Noi ci fermiamo per pochi istanti, seconda parte tra poco. Ancora insieme, seconda parte del nostro 27esimo appuntamento con il magazine di Stelle nello Sport. E riapriamo con i 100 anni della Sportiva Sturla, un anno speciale, ricco di eventi, eccoli nel servizio con i nostri ospiti. Ritorno a casa dopo tanti anni, era un po' di edizioni che provavamo ma non riuscivamo, quest'anno direi che ce l'abbiamo fatta, e quindi torniamo nella sede di Albaro, che è la sede storica del Memorial Morena. Quali anticipazioni ci puoi fare? Abbiamo cercato di dare uno stampo un po' in più internazionale, come era in passato il Morena, quindi attivando dei contatti con la federazione per invitare società straniere. Dal punto di vista tecnico il regolamento sarà sempre il solito, con un'aggiunta spettacolare che è l'australiana per atleti assoluti. Abbiamo invitato un po' di atleti del panorama nazionale di livello. Grazie alla collaborazione di società quali il Rapallo Nuoto e la Larinante Sarenzano, la Sportiva Sturla è molto felice di poter annunciare che quest'anno il Torneo del Mare si allarga alle riviere, quindi la possibilità di avere sia la riviera di Levante che la riviera di Ponente, e quindi tutte le squadre che sono sottointese, quindi da Lerici fino a Imperia, la possibilità quindi di avere tre campi in mare, la possibilità quindi poi di fare una finale a Sturla dove sarà una grande festa per tutta la Liguria pallanuotistica, specialmente giovanile, perché si tratta di under 12, under 16 e under 19. Una cosa che ci teniamo moltissimo è il terzo Memorial Gardella. Gardella si può dire il papà del settore del salvamento, è venuto a mancare, oramai sono 2 anni che è venuto a mancare, quest'anno per il terzo anno consecutivo facciamo il suo Memorial, che sarà a giugno, il 28 di giugno, in occasione appunto organizzeremo delle gare che saranno indoor e anche in acque libere nel Golfo di Sturla. Fatto questo, a proposito anche di partecipazioni, andremo a fare i campionati mondiali a settembre a Riccione. Il 23 di febbraio, la festa dell'atleta, una festa tradizionale che si svolge
ormai dal 1970, dagli anni 70, quest'anno sarà celebrata per onorare il centenario dello Sturla al Teatro della Gioventù, dove verranno premiati un po' tutti gli atleti della sportiva Sturla che hanno partecipato all'attività agonistica dell'anno appena trascorso. Dopo questo, il 20 marzo, ci sarà un grande evento, dico grande perché parteciperanno nomi importanti, al MOG, al Mercato Orientale di Genova, dove si celebrerà i 100 anni cultura e sport della sportiva Sturla. E rimaniamo in acqua, ci spostiamo nella casa del nuoto genovese alla Sciorba, dove il festeggiamento dei 7 anni prosegue con tante attività e iniziative speciali. Il nostro 2020 è iniziato molto bene, abbiamo avuto il primo campionato regionale che è la prova di qualifica per i campionati italiani, categoria ragazze, e nonostante la squadra sia praticamente composta da tutto il primo anno abbiamo avuto Chiara Guarnotta che ha conquistato l'oro, per un soffio Sara Giacchetta è arrivata quarta e tutto il resto della squadra ha avuto praticamente tutta la qualificazione ed è andata benissimo. E questo è stato un buon punto di partenza e anche se l'anno è ancora lungo, però stiamo andando bene. L'anno lungo che in estate soprattutto vi vedrà competere a livello nazionale. Sì, d'estate grazie a MySport e all'organizzazione di Ampi Molassana organizziamo sempre i campionati italiani propaganda fine maggio, primi giugno, e anche quest'anno abbiamo questa bellissima opportunità dove più o meno accogliamo circa 400 atlete. L'attività di acquaticità neonatale da noi è dedicata ai bimbi dai 3 mesi ai 2 anni e mezzo, è un'attività che poi viene ulteriormente suddivisa diciamo in vari gruppi, bambini dai 3 ai 6 mesi, dai 6 mesi ai 12 e poi dai 12 ai 30 mesi. E ogni gruppo fa un'attività dedicata per quella fascia d'età. È un corso che si svolge col genitore in acqua e in questi 7 anni di MySport l'attività è cresciuta, abbiamo fatto tanti corsi di formazione diversi in giro anche per l'Italia, quindi ci siamo specializzate sempre di più. Io insieme alla mia collega Ramona teniamo questo corso. E per i bambini più piccoli si fanno attività soprattutto di presa, di come tenere il bambino in acqua, di come ritrovare l'acquaticità, quindi quel mondo per cui i bimbi hanno vissuto anche per 9 mesi dentro la pancia della mamma e noi cerchiamo di recuperarlo e di riproporlo. Ancora in acqua, questa volta in mare però con la vela, prima zona più che mai attiva, tante iniziative, tante attività, e allora andiamo a scoprire in questo 2020 quali saranno gli appuntamenti più importanti. La riunione di oggi spiegherà a tutti gli ufficiali di regata della Liguria dove vuole andare la federazione, come vuole migliorarsi e come dare un servizio ai regatanti di qualità sempre migliore e sempre più challenge visto la qualità dei regatanti che abbiamo in Liguria. Qual è lo stato di salute degli UDR in Liguria? Abbiamo parecchi nuovi ufficiali di regata di età giovane che hanno voglia di fare e questo dobbiamo contare molto sulle nuove leve che ci sostituiranno nei prossimi anni. Nominalmente io sono il capo sezione che ha il ruolo di promuovere le azioni formative sugli ufficiali di regata e assegnare le regate agli ufficiali di regata in termini qualitativi. Abbiamo tutte le notizie sulle novità del regolamento, su quelli che sono i programmi per la stagione, quella che è i programmi di formazione, e abbiamo avuto anche la sorpresa di avere il messaggio del presidente Francesco Torre in diretta e tutti gli ufficiali di regata della prima zona, quindi questo direi che ci dà una gratificazione notevole per far sentire che la federazione ci sta seguendo, ci aiuta nel nostro lavoro che è sicuramente impegnativo.
Dal mare ai monti, la neve che è arrivata negli ultimi giorni a rimbiancare le montagne per un finale di stagione invernale ancora ricco di appuntamenti con la Fisi Liguria evidentemente a livello di gare, ma anche e soprattutto per gli appassionati dello sci, e in particolare ad Artesina si festeggia una stagione davvero al top. Un anno eccezionale questo, perché grazie alle nevicate che sono venute a inizio stagione, già da novembre, noi abbiamo aperto gli impianti dal 22 di novembre, da dicembre sempre giornate belle, una cosa quasi incredibile, sempre il sole e sempre cielo sereno, neve perfetta. E abbiamo aumentato il numero dei battipista quest'anno, tant'è vero che abbiamo il pubblico che si è accorto di un grande miglioramento delle piste. Abbiamo 4 mezzi che girano tutte le sere fino a mezzanotte, infatti i risultati si vedono. Siamo a febbraio e abbiamo sempre tutto innevato perfettamente, c'è un lavoro continuo di tutti i giorni, personale molto qualificato e attrezzatura a livello, e quindi delle frese che mettono in condizione la neve ogni giorno di essere perfetta. Sono numerosi anche i gruppi che arrivano dall'estero, questo a testimonianza che la montagna, la neve, l'aria aperta in questo momento sono anche, come dire, una occasione ideale per fuggire un po' la psicosi coronavirus. Sì, diciamo che noi quest'anno abbiamo aumentato oltre il 20% il miglior risultato di sempre. Avevamo tutto pieno e purtroppo questa emergenza coronavirus ha annullato delle settimane bianche che c'erano in questi giorni. Speriamo che nei prossimi giorni possano ripartire. Comunque abbiamo delle presenze dall'Inghilterra che hanno confermato, quindi proseguiamo con tutto pieno. E con la neve di Artesina siamo arrivati alla conclusione di questo 27esimo appuntamento di Stelle nello Sport. Tutti gli approfondimenti sul nostro progetto all'indirizzo del sito ufficiale stellenellosport.com, tutte le notizie e gli approfondimenti dello sport e della Liguria sul nostro quotidiano online liguriasport.com. Buona settimana sportiva a tutti, ci rivediamo tra 7 giorni.